Siamo qua, una bellissima giornata, c'è tanta gente, sembra tutto molto tranquillo, vedo tante famiglie, vedo tante persone con i capelli bianchi, sarà una frase fatta ma in effetti mi fa piacere e speriamo che vada tutto bene. È scandaloso, cioè mi rendo conto di queste barriere, sembra peggio del cantiere di Chiamonte, hanno messo barriere altissime. Tanta gente, sta arrivando gente, spero che comunque sia una giornata proficua, almeno per l'opinione pubblica torinese, non solo. Cosa pensi delle accuse rivolte ai 4 Notav e in generale alla criminalizzazione del movimento Notav? Penso che semplicemente la strategia della tensione di Stato, che non è mai morta, non è mai finita, va avanti da 50 anni, da quando c'è la Repubblica, anzi ancora di più di 50 anni. La democrazia è quella che ci viene proposta sui libri di testo, ma poi in pratica non è quella. Quindi la strategia della tensione è quella che fa sì che i governi dei potenti decidano e facciano cosa vogliono, si inventino figure, eroi, si inventino terroristi ed eroi. Ovviamente la stampa è nelle loro mani, di conseguenza se non ci si autoinforma o non si scende in piazza come si faceva una volta, non c'è scampo, insomma.